Gentili telespettatori, buona giornata. Nell'agricoltura manca la manodopera. Manca la manodopera perché spesso sono stranieri, stagionali, pagati pochissimo, perché l'agricoltura italiana deve competere con le agricolture di altri paesi dove la manodopera è molto molto bassa. Quindi se l'Italia vuole rimanere sul mercato agricolo vendendo prodotti ai supermercati, deve avere dei costi bassi, e per abbassare i costi deve sottopagare le persone rendendole praticamente degli schiavi moderni. E così la ministra dell'agricoltura Bellanova insiste per regolarizzare gli immigrati in modo da farli lavorare nei campi. Lei dice: abbiamo tanti clandestini, li regolarizziamo così vanno a lavorare nei campi in maniera regolare, perché adesso il lavoro appunto dell'agricoltura molto molto è fatto, composto da persone che lavorano in nero. Quindi gli stagionali stranieri non possono più raggiungere l'Italia in questo momento e servono almeno 250.000 lavoratori. I beneficiari del sussidio arruolabili sono in tutto 860.000. Quindi basterebbe il 30% di chi ha il reddito di cittadinanza per coprire tutta l'agricoltura. Quindi altro che Navigator, Interceptor, Star Trek, basterebbe prendere la lista di quelli che usufruiscono del reddito di cittadinanza. Voi sapete che quelli con il reddito non potevano rifiutare 3 proposte di lavoro, se no venivano poi gli veniva poi tolto il reddito di cittadinanza. A questo punto potrebbe partire a tutti gli 860.000 fruitori del reddito l'invito a dire: qui c'è un posto di lavoro nell'agricoltura. Se rifiuti, poi hai altre due possibilità che non arriveranno mai. Però, in teoria, c'è un'offerta di lavoro. Ovviamente il fruitore del reddito dice: io dovrei andare a lavorare nei campi in Veneto quando io vivo a Roma, quindi là come ci vado? Devo prendermi una casa in affitto, mangiare e tutto il resto, quando magari qui sono a casa dei genitori con i miei 700-600 euro al mese per non fare nulla, mentre vado a lavorare in un campo a spaccarmi la schiena e non avere neanche poi i soldi per pagare l'affitto, e magari mi pagano sempre 600-700 euro. Quindi ovviamente su 860.000 quelli che accetterebbero un lavoro nell'agricoltura sarebbero tendenzialmente zero. Certo, fosse un lavoro d'ufficio in un'azienda dove ti do 1400 euro con un posto fisso, ma qui si parla di stagionali sottopagati, piegati sulla terra a lavorare lontano da casa, perché attenzione, il lavoro nell'agricoltura non è che lo trovi: faccio due passi a piedi, prendo l'autobus, scendo lì alla fermata e c'ho il lavoro. È un lavoro anche abbastanza duro, però teoricamente avremmo 860.000, se non di più, perché si parla di più di 1.050.000 domande sul reddito di cittadinanza che potrebbero fare questo lavoro. Quindi abbiamo da una parte 250.000 posti nell'agricoltura, c'è chi dice anche forse molti di più, si arriva quasi a 400.000 posti di lavoro. Io non li chiamerei proprio per i posti di lavoro, figure lavorative mancanti nell'agricoltura. Dall'altra parte abbiamo più di 1 milione di persone mantenute dallo Stato per stare a casa, perché voi sapete che il reddito di cittadinanza nella sua idea iniziale non era un mantenimento di Stato, non era lo Stato ti mantiene per stare a casa, era un inserimento, reinserimento nel mondo del lavoro, corsi di formazione, lavori utili, ma non c'è né lavori utili, né corsi di formazione, né inserimento, reinserimento nel mondo del lavoro. I Navigator non servono realmente, spiace, loro hanno trovato il loro lavoro, non è che si dà la colpa a loro, ma chi ha ideato questa cosa, se voi ricordate le parole di Luigi Di Maio che parlava di non paghiamo le persone per stare sul divano, e in realtà non saranno sul divano, magari sono sul letto o seduti sul tavolo, ma effettivamente il reddito di cittadinanza è un gigantesco mantenimento di Stato. I Navigator è la più grande assunzione pubblica di personale che non sta facendo assolutamente nulla di quella che era l'idea del Navigator. Quindi
Il reddito di cittadinanza è risultato assolutamente fallimentare, quindi andrebbe cancellato, perlomeno cancellato, e quei 7 miliardi magari che si utilizzano all'anno, utilizzarli per qualcos'altro. L'INPS fa sapere di un esercito di 2.365.000 persone beneficiari del sussidio voluto dai grillini. Lì si comprende più persone. Ma secondo come si dice, l'ultimo report di ANPAL, quelli che però sono avviabili al lavoro, cioè che possono realmente andare a lavoro, sono poco più di 900.000. Di questi hanno trovato un'occupazione solo in 40.000, che l'hanno trovata in maniera autonoma, non l'hanno trovata per il reddito di cittadinanza o per i navigator. I restanti 860.000 in teoria sono arruolabili per far fronte alla crisi dell'agricoltura. Chi ne parla, il primo a parlarne apertamente, è il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che ha sottolineato comunque che trovato uno strumento che possa consentire a queste persone di non perdere il diritto all'assegno, perché noi offriamo un arco temporale limitato rispetto alle loro attese sul lavoro. La titolare dell'agricoltura Bellanova e quella del lavoro, la grillina Nunzia Catalfo, hanno studiato un collocamento agricolo d'emergenza dove ci si possa iscrivere in maniera semplice, candidandosi per un lavoro anche stagionale, ha spiegato Bellanova, sperando che chi prende il reddito di cittadinanza non preferisca rimanere sul divano. Ma come vi dicevo prima, mettetevi nei panni di uno che ha il reddito di cittadinanza, che sta tranquillamente a casa, dovrebbe accettare un lavoro nell'agricoltura pagato lo stesso del reddito di cittadinanza, ma dovrebbe andare magari a 300 km da casa, prendendosi una casa da affitto, spaccandosi la schiena per gli stessi soldi. Chi non preferirebbe dire: ma state scherzando? Ma io sto a casa, no? Voi immaginate che ci sia qualcuno che faccia: io lo faccio per il bene del paese, almeno sono utile. Dai, non siamo ipocriti e non raccontiamoci la storia di Babbo Natale. Nessuno accetterebbe un lavoro dell'agricoltura per andare a prendere quanto prende con il reddito di cittadinanza. Nessuno. Intanto, cambiando notizia, sbarcano 34 persone a Lampedusa e vengono messi tutti in quarantena. Nuovo sbarco sull'isola dove sono arrivate 34 persone. Il sindaco Salvatore Martello ha immediatamente firmato un'ordinanza, tutti in quarantena. Intanto ci sono ancora partenze dalla Libia, in 80 segnalati su un barcone in difficoltà. Secondo Alarm Phone sarebbero 80 i migranti a bordo di un mezzo in difficoltà in acque di competenza maltesi. Tornano ad aumentare intanto le partenze dalla Libia, quindi in acque di competenza maltese, ma voi sapete che Malta fa finta di niente, sperando che loro si allontanino dirigendosi verso l'Italia, che siano in difficoltà o no. Altri 80 immigranti alla deriva nel Mediterraneo centrale che si aggiungono ai 68 già presi a bordo della Alan Kurdi, la nave ONG tedesca SEA che è corsa a motori a tutta forza verso la Libia per andare a prendere altri clandestini. Loro dicono: abbiamo preso dei naufraghi, ma in realtà erano persone appena partite dalla Libia con uno scafista, che lo scafista è andato verso la nave ONG, sono saliti a bordo e la ONG, che come chiamava Di Maio il taxi del mare, si sta dirigendo verso l'Italia. E così trafficanti di esseri umani cercano anche loro di far riprendere a tratti il loro business. In questi 30 giorni appena trascorsi, dove gli sbarchi sono stati solo 197 le persone arrivate e per giunta sono arrivate anche dalla Tunisia, dove il tratto di mare è più breve per arrivare al nostro paese. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate
tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.